nella maniera molto pacifica e serena, quindi chi vuole dire una parola, un dibattito, qualcosa, noi siamo qua. Se volete qualche cosa a livello tecnico, il ragioniere è pure qua. Vi invito a prendere la parola. Allora c'è il signore che vuole parlare, il signor Trivier. Allora lo ascoltiamo un po'. Interveniamo, però sapete cosa succede?
che appena fai un'opera e tu grande parte dove cioè poi non è possibile. Allora dobbiamo avere questa cosa. Io vi prometto che non faccio favoritismo, non lo faccio, perché se potesse aggiustare la strada, c'è cioè quella dei miei fratelli che sono latina, ma quella lì mai è qualcosa che facciamo, quello è figurato. Però voglio dire una cosa, no? Se aggiustare un pezzo di strada ci vogliono 100 euro, non è lo stesso di quello che dobbiamo spendere 1000 euro. Allora c'è questo rischio, vedete che poi così parlando veramente cresciamo di più. Se ci vedete che aggiustare o con l'operaio, non è perché stiamo facendo un favore, è perché comunque lì abbiamo 100 euro da poter spendere. Questa è una cosa. E quindi accolgo, io so tutte le problematiche del paese. Tutte le zone di Scandale, Corazzo, fine Riscarazzi, sono tutta la problematica. Perché nel momento in cui pioveva col vigile, noi siamo andati sempre, tutti i giorni a verificarlo. C'è pure Maurizio che è il testimone. E poi se c'è qualche altra proposta, qualche cosa, fatelo. Se avete qualche idea, ancora di più. Certo, questo primo incontro è stato necessario, perché questa sala deve essere quindi la vostra casa, e vi prego di venire, non mi fate lanciare per saltello, decimi la mano vestita, se no spendiamo soldi. Allora, quando c'è qualcosa, una volta che si dice mettiamo una pacchetta qua a 5 gradi, venite, perché vogliamo costruire veramente qualcosa. Di Santa Domenica quanto prima ci potrebbe essere qualche sorpresa, però non lo posso dire fino a quando non ci sono delle certezze. Il Paleoli, non mi fate parlare, no, questo è un argomento un po' spinoso. C'è qualche altra cosa? Poi c'è. Sì. Io vorrei segnalare la nuova di scarica che c'è di fronte, documentata con foto, fatta da me, di fronte a Palermo. Questo qui poi dovete mandare la comunicazione. Io so in parte qualcosa e probabilmente l'ingegnere che se ne occuperà, che è responsabile dell'ufficio tecnico, andrà a verificare. Ne avremo chiuso una dopo non so quanti anni. Perfetto. E questa qui è un'altra cosa che io già ho preso una foto. Gino, vabbè. Voglio dire io una cosa. Sì. Noi abitiamo nel terzo mondo ancora. Però se voi volete guardare già, no? Se ne crei il punto di cosa. Allora perché abbiamo fatto una cosa? Giusto? No, perché poi alla fine si deve parlare dietro noi e si parla di una cosa necessaria. Mi puoi sputare? Se ho sbagliato, se ho detto ho fatto qualcosa di male. Ma io mi sento di avere la coscienza a posto. Anche a livello amministrativo mi sento di avere la coscienza, perché la situazione ve l'ho spiegata, siete persone per bene, quindi non è che. È giusto che là il fondo Terutil, il burrone, nemmeno al terzo mondo, la gente allora, piange in ritorno. Allora, fondo Terutil, noi siamo stati là. Nemmeno un abolitore. È vero, con l'assessore. Non esiste. Con l'assessore Cosimo siamo stati là e abbiamo avviato un progetto. Sì. Ci ha garantito, siccome gli appressi politici ormai non ci vado neanche più, ci ha garantito che entro l'anno si dovrebbe vedere qualcosa. Siccome a primavera. No, quando ci stiamo restando tutti i giorni là, ti vogliono pure aiuti i miei, che in nemmeno ci vogliono pure interventi. Però anche noi entro Natale il nostro bilancio è chiuso, nel senso di mo che non c'è disponibilità, se no veramente con tutto il cuore. Però se questo progetto se va avanti dovrebbe risolvere tutto. Ma sono anni questo progetto, come l'ha detto l'altro, e questo qui, ma non ci vede mai niente. Purtroppo ci sono cose, ecco, e quel signore parlava del 2010, chissà il 2009, se non si sono state fatte nel periodo delle vacche grasse, poi sembra una presa in giro, però è giusto. Non chiudetela! No, è giusto che... Non è che devono rimanere gente a piangere, l'altro giorno una ragazza piangeva una ragazza, ma tutti i giorni resta uno e due maglie. Allora chiudetela, perché non la chiudete? Devono andare là, però e penso che un principale cammina con il signore e rivede queste cose qua. Chiudetela, non fate piangere in persona, chiudetela. Io penso che c'è un prodotto di politica. Latina, quella latina è prodotto di politica, il burrone, ma scandale. Poi
Poi ancora un'altra cosa, la spazzatura lo dobbiamo pagare tutti. Io non lo so, ma se saprei che c'è qualcuno che non la paga, che passa di delle cose osservate, non è nemmeno giù. C'è gente disoccupata che ce le deve dare in tasca per pagare la spazzatura. Su questo te lo dico adesso. La spazzatura, cioè scandale, è un paese che paga le tasse. In parte è così. Cioè mentre alcuni paesi il 60%, io posso dire, mo, non è che posso dire un 100%. Ma il 90% paga, poi se uno è nulla tenente, potrebbe ci fai, chi deve vedere che è la mia vedi che tutte le cose hanno nulla tenente. Sì. Ci sono, no, no, ci sono, ci rendono nulla tenente quasi che è necessario. Su persone, e non posso dire no, non buttarla perché tu non paghi. Non ci posso dire, anzi, se io vedo la busta che l'hanno messa fuori, vai a aprirla, la metti in macchina. Questo qui non lo dico perché no, io lo faccio sempre. Quando vedo la busta che non è, me la prendo e la metto in macchina, specialmente nella mia zona, che non ce ne sono tutte le torri, no? Allora delle volte vicino a quella della fontanina mettono delle buste. E vicino a una fontanina non ci può fare una busta di immondizia, perché ci va il cane a bere, ci va quella. Ci andiamo tutti a bere. Allora me la prendo e me la metto in macchina. Però la questione igienica è importante, quindi da questo punto di vista. Mo, io non lo so chi non paga, ma a me pare che la spazzatura è pagata quasi al 100%. Poi noi abbiamo scusate, poi noi abbiamo un obbligo. Qualora non venga pagata, va fatto l'azione legale, mi dispiace, ci duole il cuore. Però io non è che non posso infierire contro un cittadino che butta la manca i soldi per mangiare. Allora, un pochettino la cosa va di possibilità. Cioè, però io non sono neanche poi una persona che. Se le paghiamo tutte le tasse, andiamo bene. Allora, Rocco, già il fatto che noi diciamo che quasi tutto pagano, il 90% e più, è già una cosa che c'è. Poi in già tutti i paesi, io penso pure che andiamo in un paese proprio ricco, c'è sempre quella pecorella zoppa che non paga. C'è qualche altro intervento? Così? Io volevo ribadire soltanto alcune cose, intanto prendendo le mosse proprio dalla riunione di questa sera. Questa sera penso che il Comune di Scandale abbia dato un po' di lezioni di diritto popolare, cioè di diritto del popolo, in senso reale, assoluto, a tutti i comuni della provincia di Crotone. Perché questa riunione di stasera ha un significato estremamente preciso. Cioè il popolo si appropria e manifesta i propri diritti, e cioè partecipa e fa proposte in una casa comunale che, come è stato detto giustamente, è casa del popolo. Cioè non esiste democrazia se non c'è partecipazione. Ora questa partecipazione, questa sera, il popolo di Scandale la sta manifestando. E mi auguro da cittadino, sia pure da soltanto da un quinquennio di questo paese, che serate come queste si susseguano anche quando ci saranno i normali consigli comunali, in cui il popolo non solo ha il diritto di partecipare anche senza gli avvisi, ma ha l'eguale diritto di fare proposte che come stasera vengano annotate. Quindi è chiaro che personalmente ho il piacere di essere qui come cittadino e mi fa piacere vedere tanti concittadini che hanno partecipato e che propongono. Mi auguro che tutto questo continui. Per quanto riguarda altre proposte, Scandale è un paese. No, vabbè, è un paese. Scandale. Perché non tutti ti conoscono. Non ha nessuna importanza. Scandale è un paese che ha alcuni angolini di centro storico davvero precisi. Le abbiamo constatato parecchie volte. Questi angolini vanno rivalutati, e dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista ambientale, ma vanno rivalutati e salvaguardati anche da un altro punto di vista. Si tratta di case spesso vecchissime, risalenti anche a un secolo e mezzo fa, e lo smog può rovinarle. Cioè, io chiedo se non sia il caso, come succede in molti paesi della Calabria che hanno uguali centri storici, di salvaguardarli con l'istituzione, entro i limiti consentiti, di una ZTL, cioè di una zona a traffico limitato, e dei parcheggi istituiti per i soli residenti nelle zone del centro storico. Ma credo che sia una cosa che si possa fare senza grosse spese, tranne ovviamente il costo del segnale
con l'ordinanza comunale che istituisce la ZTL, in modo da salvaguardarlo questo centro storico. Si limita l'emissione di monossido di carbonio, si limita l'inquinamento, si salvaguardano le belle palazzine che abbiamo, insomma. E rendiamo un servizio anche a chi vuole passeggiare, fa pure bene alla salute, voglio dire, no? Quindi. Bene, grazie Claudio. Claudio, lui sta collaborando molto con la nostra amministrazione per alcune attività culturali, ve lo dicevo prima, ha fatto l'aspect, quindi scuola di prevenzione, che sta andando bene per tutti i paesi, si fanno diversi convegni, e poi è anche fa parte dell'Università Uni Nettuno, che stiamo per valorizzare in questo paese. Allora, io ci tenevo un po' più a presentarlo, perché lui non è di scandale, però ormai è come se fosse un nostro compaesano. C'è qualche altro intervento che possiamo ascoltare? Oice, noi abbiamo una risorsa in Fontana Vecchia dove si sprecano 4 litri al minuto secondo di acqua, no? La possiamo utilizzare in canalarla per dare un servizio più... Allora, questo qui ci dobbiamo lavorare, perché in effetti è uno spreco, è una risorsa, tanta acqua che se ne va, che si spreca. Bisogna studiare la cosa e vedere se c'è la possibilità attraverso la regione di avere un finanziamento per canalarla e fare pagare meno praticamente, prima vedere che acqua c'è, se è buona, se c'è qualche altro intervento, se fosse possibile mettere un po' della creta, tutte quelle buche, c'è un po' di luce, sì. Non vorrei che c'è altri. C'è ragione, perché io comunque ho fatto un'ordinanza, quanto prima sarà messa, sarà risolta la cosa, no, dobbiamo vedere. Dove si dà la decisione di agosto? Noi abbiamo fatto l'ordinanza, perché quel signore abusivamente ha fatto tutte quelle cose. Io non voglio entrare nel particolare, perché comunque vediamo quest'altro argomento. Vediamo cosa si deve fare. Purtroppo qua la gente si alza la mattina, so la situazione è annosa. Va bene, allora per guardare Fontana Vecchia, acqua potabile, dove le nostre generazioni si sono cresciute, dobbiamo comunque ricontrollare, altre vedo come, perché è una risorsa, certo. Invece, che possiamo far pagare meglio con i cittadini, no? Va benissimo. Allora, io a questo punto, se non ci sono altri interventi, avvia la conclusione. Pasquale, tu hai qualche intervento? Non lo so, pare che non, pare che non ci sia qualche altra cosa. Io concluso e vi ringrazio veramente di cuore, perché siete state numerose. Questo qui è uno stimolo in più che voi mi date, vi incoraggiate di più, perché possiamo fare qualcosa di diverso. Vi chiedo solo di avere pazienza, vi chiedo solo di avere un po' di più di serenità, perché ne abbiamo bisogno tutti, ne ho bisogno io, ne hanno bisogno gli amministratori, ne avete bisogno voi stessi. Tranquillità e serenità, perché i problemi ci sono. E non è che io posso fare il politico con la bacchetta magica, no, vi ripeto, risolviamo insieme. Ma voi comunque siete il motore di questo comune, sarete voi i protagonisti principali. Quindi noi dobbiamo portare quindi il dibattito qui spesso, dobbiamo vederci e costruiamo. Questo qui sarà il momento, certo il peggiore anno è stato questo, quindi consentitemi, vi chiedo anche scusa se ho fatto qualche errore io o la nostra amministrazione, vi chiedo scusa, però vi posso dire che purtroppo non è dipeso da me, però da questo momento noi dobbiamo vederci e mi auguro che nei consigli comunali voi sarete qui a partecipare e così scoprirete la verità, perché la verità è quello che deve emergere. La menzogna non porta da nessuna parte, deve emergere la verità. Quindi se voi venite nei consigli, lo sapete dove sta la verità. E magari un solo gesto fatto dalla persona che è del popolo ci farà cambiare idea. E se proprio in quel momento dobbiamo deliberare, non deliberiamo, perché abbiamo visto il gesto di Rino Trucchieri, di Peppe, di Franco Parato e di altri che erano negativi. Allora voi ci stimolate. Voi siete quindi tutto, voi siete la nostra forza, perciò non voglio più con le parole,
voglio che ci sia un clima sereno. E il clima che si deve creare qua, mi auguro che ci sia anche presso le nostre scuole, perché comunque anche lì ci sono delle difficoltà. Ma sempre ricordiamoci, c'è sempre una situazione economica, perché la gente perde il posto di lavoro, la gente non ce la fa a fine mese, i problemi sono, e effettivamente sono questi. E allora non è che mo, perché c'è questa situazione, non dobbiamo stare più sereni, un più tranquilli. E poi come suol dire, anche in questi momenti confidiamo nell'aiuto del buon Dio. Vi lascio una buona serata.